Cari amici, la buonasera. Ci ritroviamo per questo nostro tempo che dedichiamo alla riflessione. E quest'oggi, per primo argomento, abbiamo quel che la nostra Chiesa Cattolica ci suggerisce come testi di riflessione in questa domenica sesta dell'anno. La prima lettura è ricavata dal libro del Levitico. Evidentemente è una parola per noi piuttosto strana. Qualcuno infatti potrebbe dire: ma che significa questo Levitico? Levitico è un aggettivo, Levitico, no? E questo aggettivo deriva da Levi. Levi è la tribù del popolo ebraico che è dedicata alla vita sacerdotale. E quindi erano coloro che custodivano le leggi, avevano cura del tempio, diciamo, avevano la memoria storica del popolo. E quindi il libro del Levitico è il libro dove sono raccolte le leggi del popolo ebraico, quelle che regolano la vita quotidiana, quelle che regolano il culto nel Tempio. Per esempio, in questo libro del Levitico si trova quella parola famosa di Gesù: ama il prossimo tuo come te stesso. Quando infatti Gesù dice: avete udito che fu detto, ama il prossimo tuo, si riferisce proprio a questo libro del Levitico. Vediamo qual è il testo di questa domenica. Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne: se qualcuno ha sulla pelle del corpo un tumore o una pustola o macchia bianca che faccia sospettare una piaga di lebbra, quel tale sarà condotto dal sacerdote Aronne o da qualcuno dei sacerdoti suoi figli. Il lebbroso colpito da piaghe porterà vesti strappate e il capo scoperto, velato fino al labbro superiore, andrà gridando: impuro, impuro. Sarà impuro finché durerà in lui il male, e impuro se ne starà solo, abiterà fuori dell'accampamento. Questo è il testo per cui il lebbroso viene sostanzialmente omologato, se così possiamo dire, a una persona maledetta. Significa maledetta che quella persona reca del male perché subisce un castigo. La lebbra, questa terribile malattia, rende impura la persona. Ora, noi certamente troviamo la maniera di capire il perché di una norma del genere, che potrebbe anche sembrare crudele. Cioè, ma come? Una persona è ammalata e viene costretta alla solitudine, all'isolamento, giusto? Una persona che è ammalata deve essere curata, non abbandonata nella sua solitudine. Però vediamo di cogliere qual è il significato di questa norma. In definitiva, si vuole impedire la diffusione della malattia, per cui si vuole impedire che ci sia una epidemia di lebbra. Se c'è un'epidemia di lebbra, muoiono tutti, perché la lebbra, essendo oggi meno, in passato di più, una malattia mortale, è chiaro che si propaga l'infezione, e propagandosi l'infezione, ecco, tutti perdono non solo la buona salute, ma perdono anche la vita. Allora, questa norma, che certamente è crudele, perché una persona è condannata a soffrire, è però una norma provvidenziale, perché salvaguarda il bene dell'intera comunità. Ed è chiaro che il bene comune deve avere la prevalenza,
su quello che può essere il bene di una singola persona. D'altro canto anche noi abbiamo delle norme simili. E quando per esempio una nave viene lasciata in quarantena, perché lo si fa? Per essere sicuri che non vengono diffuse delle malattie. Oppure per quale ragione negli ospedali dove noi abbiamo i reparti infettivi non è aperto a tutti il poter andare e chiunque lavora qua dentro si sottopone a particolari igiene. Ecco, siamo con un testo di circa 2700 anni fa. E allora questo testo è chiaro che deve riflettere la condizione di allora. E allora l'unica condizione per avere scartata l'epidemia era proprio questa. Quindi il libro del Levitico con questa norma intende salvaguardare il popolo e quindi la comunità da una infezione di questa lebbra che oggi si chiama morbo hanseniano, da colui che Hansen ha scoperto il bacillo, grazie alla quale scoperta oggi si riesce a curare la lebbra. Allora, ecco, il testo ci fa comprendere la gravità di questa malattia e ci fa comprendere anche qualcosa d'altro genere, cioè dire che la lebbra, malattia del corpo, è simbolo di un'altra malattia. Vedremo quale. Vedremo quale appena leggeremo il Vangelo e lo commenteremo. Adesso invece diamo ascolto alla seconda lettura, che dice così. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Non siate motivo di scandalo, né ai giudei, né ai greci, né alla Chiesa di Dio, così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare il mio interesse, ma quello di molti perché giungano alla salvezza. Diventate i miei imitatori, come io lo sono di Cristo. Ecco, miei cari amici, pochi versetti, appena due versetti sono qui offerti a noi come meditazione, tre versetti sbagliavo, che sono ricchissimi di insegnamento. Cominciamo con il primo di questi insegnamenti. Dice di fare tutto per la gloria di Dio. Mangiare, bere, qualunque altra cosa. Cioè tutte le nostre azioni, da quelli che hanno per oggetto la nostra sopravvivenza sulla terra, qual è il nutrirci, il dissetarci, a tutte le azioni che noi facciamo, dice San Paolo, bisogna farle per la gloria di Dio. Allora, perché io non voglio morire e voglio rimanere in vita? E per rimanere in vita mi vesto, mi copro, mangio, bevo, ecco, per la gloria di Dio. E perché allora facciamo il nostro lavoro, le nostre attività, tutte quelle cose? Ecco subito qui chiarito, per la gloria di Dio. Che cosa c'è di negativo in quello che fa un uomo? Nulla, se è motivato dalla gloria di Dio. È chiaro che nessuno potrebbe dire di fare il male per la gloria di Dio, perché fare il male significa in definitiva essere ateo, cioè dire negare Dio. Chi infatti fa il male dice chiaramente io disobbedisco, quindi è come se dicesse tu che sei Dio non sei Dio per me. Invece se noi, essendo credenti, facciamo tutto per la gloria di Dio,
nessuna nostra azione è perduta. Non solo quelle più alte, più nobili, ma anche quelle più semplici, più umili. Mi spiego meglio. Spazzare una stanza, rassettare qualcosa, rigovernare la cucina, preparare un cibo, andare a lavorare. Lavori a volte anche umilianti, pesanti, non riconosciuti. Tutto questo che sembrerebbe perduto, perché travolto dal tempo, se tutto questo è fatto per la gloria di Dio, esso non è affatto perduto. Quindi tutto quello che noi riusciamo a fare nella nostra vita, se lo orientiamo alla gloria di Dio, nulla è perduto, tutto è salvato. Chi ha compreso molto bene quello che io sto dicendo in questo minuto è appunto un santo, Sant'Ignazio di Loyola, il quale, essendosi convertito a una vita cristiana molto impegnativa, tanto da fondare un ordine religioso, quello della Compagnia di Gesù, Sant'Ignazio ha preso come suo motto proprio questo: per la maggior gloria di Dio. E quindi dice, in lingua latina, ad maiorem Dei gloriam. Ecco, questa scoperta di Sant'Ignazio, che ha ripreso quello che dice l'Apostolo San Paolo, fate tutto per la gloria di Dio, deve essere la nostra guida. Qualunque cosa, qualunque iniziativa, di qualunque genere, tutto è solo per la gloria di Dio. Andiamo avanti sempre in questa lettura. Quando dice in questa maniera, non date motivi di scandalo né ai giudei, né ai greci, né alla Chiesa di Dio. Non essere motivi di scandalo. Cosa vuol dire? Avere una condotta degna di approvazione. Ed ecco allora San Paolo dice, non dovete scandalizzare i giudei e neanche dovete scandalizzare i greci, ma aggiunge pure, non dovete scandalizzare la Chiesa di Dio. Notate questa affermazione. San Paolo non dice di non scandalizzare la Chiesa, no, ma dice di non scandalizzare la Chiesa di Dio, come dire la Chiesa che è di Dio, la Chiesa che appartiene a Dio. Credo che in tante circostanze noi cristiani dimentichiamo questa dimensione soprannaturale della Chiesa. La Chiesa è di Dio. E quindi noi non dobbiamo essere di scandalo a nessuno. E come si fa una cosa del genere? Cioè dire non essere di scandalo a nessuno. Si fa in un solo modo. Quale? Quello di comportarsi in maniera razionale. Perché ciò che non è razionale è questo che scandalizza. Se invece i nostri comportamenti sono ragionevoli, coerenti alla ragione, i nostri comportamenti sono validi. Per questo, dice San Paolo, sì che mangiate, sì che beviate, tutto fate per la gloria di Dio. Che cosa possiamo dedicare a Dio? Un agire ragionevole, un agire illuminato dalla ragione. E quindi San Paolo ci fa una sua fotografia, ci fa vedere qual è la sua identità
di apostolo, di uomo. Dice, così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare il mio interesse, ma quello di molti, perché giungano alla salvezza. Sottolineo questa espressione, senza cercare il mio interesse. Chi deve mettere in pratica queste parole di San Paolo? Miei cari amici, tutti noi. Deve essere così. Non dobbiamo cercare il nostro interesse. Questo vuol dire che dobbiamo essere generosi, dobbiamo essere altruisti, non dobbiamo essere prigionieri delle nostre convenienze. Quando a volte ci si interroga e ci si domanda ma che cosa distingue un cristiano da uno che non è cristiano? Ecco, il cristiano è uno che non cerca il proprio interesse, è uno che rinunzia al proprio interesse. Chi sono questi cristiani che rinunciano al loro interesse? Sono i santi. E allora a questo punto qual è il nostro dovere? Imitare i santi. Ed ecco San Paolo che dice, e si conclude questo testo, diventate miei imitatori, come io lo sono di Cristo. Cioè, noi imitiamo Paolo, che non cercava il suo interesse, ma Paolo ha imitato Gesù. E quindi noi, imitando San Paolo, imitando gli altri santi, noi imitiamo Gesù. Allora dobbiamo voler bene ai nostri santi, li dobbiamo conoscere per poterli ammirare ed imitare. Non so, ma credo, miei cari amici, che c'è una grande povertà nel nostro popolo cristiano, la mancanza di conoscenza dei santi. I santi sono i nostri amici, i santi sono il nostro modello. Noi li imitiamo, ci sforziamo di imitarli, li dobbiamo imitare, perché così imitiamo Gesù e quindi la nostra vita cristiana è vissuta coerentemente. Passiamo adesso al Vangelo, dove si dice così, è Marco. Sono 5 versetti, dal 40 al 45. In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva, se vuoi, puoi purificarmi. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse, lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse, guarda di non dire niente a nessuno, ma invece a mostrarti al sacerdote ed offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte. È molto bello questa immagine. Gesù che si apparta, si isola nel deserto, e il deserto si popola di tutti coloro che lo cercano, e cercando lui cercano il Signore. La lebbra. Poc'anzi ho detto che la lebbra è una malattia simbolica, no, simbolica, è una malattia reale che ha però un valore simbolico, nel senso che essa non tocca semplicemente il nostro corpo, ma la lebbra viene assunta come simbolo della malattia dell'anima, per cui il lebbroso è simbolo del peccatore. La lebbra è malattia del corpo, il peccato è malattia dell'anima.
E quindi Gesù compie questo prodigio. Gesù fa questa domanda: vuoi quasi essere purificato? E quel benedetto uomo dice: se vuoi tu puoi purificarmi. Cioè a dire, proclama la sua fede in Gesù. E Gesù lo vuole e lo purifica. Altrettanto possiamo dire noi, e cioè a dire, chiedere al Signore di essere perdonati. Di che cosa? Dei nostri peccati, delle nostre colpe, delle nostre miserie. Ci perdonerà il Signore? Certamente. E noi questo perdono lo vogliamo meritare con la nostra preghiera, con la nostra umiltà e in alcune circostanze anche con il sacramento della penitenza o della confessione. Bene, miei cari amici, in questa maniera abbiamo cercato di riflettere un tantino su questi testi dell'Evangelista San Marco, di San Paolo e il testo del libro del Levitico. Oggi vorrei presentarvi adesso una figura che normalmente viene ritenuta una figura, diciamo, di secondo piano. Questa figura ha un nome molto simpatico. Di nome si chiama Maria, ma viene questo nome ad essere arricchito di un secondo nome, che è Salome. Salome è chiaro che deriva dall'ebraico Shalom, però l'ebraico che gli arabi nella loro lingua dicono Salam. Quindi Shalom, Salam, Salome, Maria Salome, come dire Maria pacifica, Maria donna di pace. Chi è questa Maria Salome? Questa Maria Salome è una che ha seguito Gesù, da principio alla fine. Voi mi direte, ma che, lei sola? No. C'era anche Maria Maddalena, Maria di Magdala. Maria di Magdala non era l'unica donna, era un gruppo di donne che seguivano Gesù. Maria di Magdala è una, Maria Salome è un'altra. E queste donne erano talmente devote di Gesù che mettevano mano a portafoglio e quindi mantenevano in vita Gesù e i discepoli. Eroismo di queste donne, Maria di Magdala e Maria Salome. Coraggio di queste donne, perché quando tutti si allontanano dalla croce di Gesù, loro sono presenti. Ma Maria Salome ha un particolare legame con Gesù, perché Maria Salome è una madre ed è madre di due apostoli, è madre di Giovanni ed è madre di Giacomo. Quindi Maria Salome è quella donna che chiede a Gesù che i suoi figli siedano una a destra e l'altra a sinistra. E miei cari amici, Gesù dice: voi non sapete quello che chiedete, questo penserà Dio. Ma siete pronti a bere il calice che io berrò, cioè ad essere partecipi alla mia passione? E i due discepoli dicono di sì. Maria Salome è la madre che avrebbe voluto questo posto di gloria per i figli, la madre che accetta che siano anche nel dolore, nella sofferenza, purché siano vicini a Gesù. Credo che dobbiamo guardare con grande simpatia questa donna. Quale simpatia? Primo, non ha impedito che i suoi figli divenissero discepoli di Gesù. Secondo, ha fatto tanto perché rimanessero con Gesù. Terzo,
si è molto impegnata per tutti gli apostoli insieme a Gesù. E quando tutto sembrava finito, nell'insuccesso, nel fallimento, nella vergogna, la croce, lo scandalo, lei è ferma con il suo amore. Come non guardare con simpatia la fermezza di questa donna? Ha voluto bene a Gesù, ha creduto in Gesù, gli ha dato i suoi figli, non lo ha abbandonato neanche sotto il momento terribile della crocifissione. Maria Salome, Maria donna di pace, la madre di Giovanni e di Giacomo. Bene, vorrei adesso parlare con voi questa volta delle cose dell'Italia, questa nostra patria, e dobbiamo proprio cercare di renderci conto. Poi adesso che sono passati 150 anni, credo che sia utile che noi riandiamo con la nostra mente a qualche episodio che poi per noi diventa molto illuminante, cioè la storia ci serve per capire il presente. Ed allora vi invito a riflettere un pochino su un anno, direi, significativo della nostra storia, 1922. Cosa successe in quell'anno? Successe che nell'ottobre di quell'anno Mussolini riceve dal re, Sua Maestà Vittorio Emanuele III, riceve l'incarico di formare il governo. C'era stata la marcia su Roma, piccola cosa. Il regime la ingrandirà come se fosse stata una grande manifestazione di eroismo. Sciocchezze. Ecco, non si tratta proprio di nulla di questo genere. Ma non riflettiamo adesso sulla marcia su Roma. Facciamo una domanda. Chi è stato contrario rigorosamente al fascismo e a Mussolini? Sin da quel momento c'è un personaggio che sarà contrario a Benito Mussolini ed è stato il nostro sacerdote siciliano Don Luigi Sturzo. Fu sempre contrario. Invece, altri personaggi di quel momento, ne cito alcuni, il filosofo Benedetto Croce, il grande economista Luigi Einaudi, tutti costoro, e coloro tanti altri, lo stesso grande politico che fu Salvemini, ecco, tanti personaggi che appartenevano al mondo liberale. Ed allora è chiaro che liberale vuol dire libertà, fascismo vuol dire dittatura, quindi i liberali devono essere contrari al fascismo. E invece, prodigi della nostra storia, questi grandi liberali sono tutti favorevoli al fascismo. Obiettivamente ce ne fu qualcuno che rimase sempre contro, e questo fu Giolitti. Ma Giolitti si appartò a quel punto e quindi non ebbe più granché di influenza nella vita politica. È interessante capire perché dei liberali, amanti quindi della libertà, sostengono invece un uomo che avrebbe portato l'Italia alla dittatura e portandola alla dittatura l'avrebbe portata al disastro della guerra. La motivazione. Riassumendo e schematizzando, la motivazione è questa. Questo governo di Mussolini è l'unico governo possibile. E quindi, se vogliamo salvare l'Italia, dobbiamo appoggiare questo governo. Altre soluzioni di carattere democratico, di carattere parlamentare,
non erano praticabili secondo il loro giudizio e quindi bisognava ricorrere a quest'uomo. Quello che io sto dicendo non fu soltanto nel 1922, fu anche nel 1924. Cosa è successo nel 1924? Succede che viene approvata in Parlamento una legge, chiamata legge Acerbo, per la quale una lista che avesse avuto il 25% dei voti avrebbe avuto il 66% dei seggi. Significa, tu hai uno e anziché avere uno hai in realtà tre. E quindi una lista anche con appena 25%, e quindi un quarto dell'elettorato, avrebbe invece avuto i due terzi degli eletti. Una tale legge era chiaramente antidemocratica. Ebbene, questi nostri liberali, Einaudi, Croce, hanno approvato questa legge, dicendo che cosa? Che in fondo era utile al paese un governo forte, un governo che restaurasse l'autorità dello Stato. E qui c'è il grande equivoco, perché mentre questi nostri amici, chiamiamoli così, perché sono in ogni caso nostri compatrioti liberali, dicevano che bisognava restaurare l'autorità dello Stato, invece Mussolini diceva che bisognava creare un altro Stato, molto diverso da quello che c'era stato prima. E lui creerà la dittatura a partire proprio dal 1925, sino proprio, diremmo, a quel momento terribile qual è stato l'approvazione delle leggi razziali. Beh, oggi noi tutti ci scandalizziamo, ma come Mussolini ha fatto approvare queste leggi razziali, il re Vittorio III come mai le ha firmate, non avrebbe dovuto farlo, questi Savoia, ce la prendiamo con tutti. Ma che? Non siamo seri. Perché? Facciamoci una domanda. Il mondo culturale di allora come accolse queste leggi? Cioè, i professori nelle scuole, gli scrittori, i filosofi, furono contrari o furono favorevoli? Bene, dobbiamo dirlo, furono favorevoli. Cito soltanto un filosofo che poi ha avuto un grande nome dopo la Seconda Guerra Mondiale, ed è il filosofo Nicola Abbagnano, il quale fino al 1940 fu fascista, poi cominciò ad allontanarsi. E lui esalta le leggi razziali, e come lui tantissimi, tantissimi altri. Allora, tutto questo che cosa viene a significare? Viene a significare che nella nostra vita nazionale gli uomini di cultura non hanno avuto un punto fermo per dire questo è sbagliato e non bisogna farlo. Sono stati molto disponibili al compromesso. D'altra parte i politici, i politici sono stati tutti imitatori di Camillo Benso, il conte di Cavour, il quale è l'artefice del nostro regime politico. Direi che da quando c'è l'Italia, il regime politico italiano, a prescindere che ci sia il fascismo, i liberali o altro, è rimasto lo stesso. E quale? Ben lo sappiamo come Giolitti ebbe il potere, e sbaglio, come Cavour ebbe il potere. Rifacciamoci a quegli anni 1852-54. Che cosa succede? Che Cavour
che era un uomo del centrodestra, si allea con un uomo del centrosinistra che è Urbano Rattazzi, mettono fuori il combattimento, fuori dall'agone politico, la destra e dall'altra parte la sinistra estrema, convergono al centro e quindi a quel punto che succede? Diventa insostituibile. Insostituibile Cavour, insostituibile Crispi, insostituibile De Pretis, insostituibile Mussolini, tutti insostituibili. E qual è il frutto? Abbiamo avuto una democrazia corrotta. Bene, con quello che ho detto qualcuno potrebbe sospettare, ma qui che facciamo? Opera antipatriottica? No, io penso che il vero patriota deve conoscere e riconoscendo ciò che c'è negativo bisogna che sia evitato. Cos'è stato di negativo nella nostra storia? La mancanza di una coerenza ideale. Questo si traduce poi nella immoralità politica e questo si traduce nelle sventure della nazione. Auguro a tutti la buonasera, arrivederci.